È incredibile come non sia tutta quanta una manovra di marketing, perché deve esserlo. Tu non puoi mettere un Pokémon in questa maniera in un videogioco e non aspettarti che i dataminer con migliaia e migliaia di follower poi non vadano a trovarlo. Ciao a tutti, ben trovati, benvenuti in questo nuovo video. Video molto molto veloce per discutere un attimino dell'argomento più caldo del momento, ovvero il nuovo, tra virgolette, Pokémon di cui dovremmo scoprire l'esistenza solo con Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto. E attenzione, se non volete spoiler, andate pure via dal video, non posso trattenervi. Il famigerato Pokémon Pokémon moneta di cui Riddler Q ha tanto decantato e tessuto le lodi. E adesso vi metto anche la foto. Questo piccolo tipetto sembra che sia stato inserito in Pokémon Go e ovviamente con l'aggiornamento i dataminer hanno scavato e hanno trovato Pokémon 1080. Vi metto anche lo screen che hanno condiviso. E questo Pokémon era nei file di gioco e sembra anche che possa seguire l'allenatore, compare comunque anche sull'area di gioco ed è possibile catturarlo. Io non posso credere che a 2 settimane dall'uscita Niantic abbia fatto una cosa del genere. È una manovra di marketing fatta appositamente per mettere hype ai fan, è ovvio. Tutta quanto una manovra per far parlare ancora di più di Scarlatto e Violetto. Non se ne parla già abbastanza con i veri e soprattutto falsi leak. Eppure questo è quello che abbiamo oggi. Quindi il Pokémon moneta esiste e a questo punto mi viene anche un dubbio. Non è che il trailer promozionale europeo fosse fatto ad hoc per farci vedere i nuovi Pokémon? Con l'unico problema di avere poi un frame rate che fa ribrezzo. Però fra 2 settimane avremo i giochi e finalmente finirà tutta questa campagna di leak disastrosa, perché di leak veri, ragazzi, ce n'è solo uno e non dice nulla, c'è un Pikachu dentro al box, finito. Tutto il resto è fake assurdo. E beh, 2 settimane comunque, capite a me. Ad ogni modo, vi ringrazio per aver seguito questo video e ci vediamo al prossimo. Bye bye.